Linea a te, Giuseppe. Sì, buongiorno da Chieti, quest'oggi siamo ospiti della Croce Rossa, per cui ringrazio subito i volontari e il presidente della compagine abruzzese della Croce Rossa, Gabriele Perfetti. Grazie per averci ospitati. Allora, facciamo un po' il punto sui test sierologici. Questa iniziativa ormai avviata dal 25 maggio, presumibilmente durerà fino al 30 giugno, per iniziativa del Ministero della Salute in collaborazione con Istat, per cui il ruolo della Croce Rossa anche qui è fondamentale. Sì, grazie, buongiorno a tutti, grazie anche per lo spazio che ci dedicate. È fondamentale, dal primo istante partecipiamo con un ruolo inedito per i volontari di Croce Rossa, che è quello appunto di telefonista, no? Dobbiamo chiamare appunto tutto il campione di partenza della Regione Abruzzo. Lo stiamo già facendo dal 25 di maggio, come hai giustamente detto, e a distanza di una settimana abbiamo anche iniziato con le attività appunto di prelievo, che però voglio ricordare e precisare vengono svolti all'interno del sistema sanitario regionale. Quella che riguarda appunto la sanità del territorio. E stiamo andando avanti da alcuni giorni. All'inizio c'è stato un po' di scetticismo, qualcuno ha preferito non rispondere, altri hanno preferito invece prendere tempo, però adesso diciamo che ci raggiungiamo quello che è un campione molto interessante e di questo campione circa il 40% ha deciso anche di prestarsi al prelievo. Ecco perché specifichiamo, questi test sierologici poi serviranno a individuare gli anticorpi del Covid-19 per farsi un'idea anche della popolazione che, seppur asintomatica, è stata contagiata. E lei parlava inizialmente di scetticismo, anche perché il centralino della Croce Rossa ha un prefisso che è 06, non è il prefisso abruzzese, quindi possiamo anche rassicurare i telespettatori in questo senso: se vedete un numero che vi chiama 06, rispondete perché magari è la Croce Rossa. Sì, hai fatto bene a ricordarlo, 06 55 10 seguito da altri tre numeri. Gentilmente rispondete, date una grande mano all'equipe scientifica che sta appunto seguendo e cercando di conoscere meglio questo virus e appunto recandosi poi successivamente al prelievo. Potete tranquillamente rispondere, poi si può sempre decidere. Qualcuno anche ha preso tempo per vedere se di prendere un consiglio dal medico piuttosto che dal pediatra, perché nella fascia sono previsti anche i bimbi molto piccoli. Però ecco, diamo un servizio a questo paese che ha necessità di conoscere meglio il virus per poterlo affrontare, per poter riaprire, per poter poi consentire ai nostri concittadini di riprendere liberamente qualsiasi tipo di attività. Ma se non consentiamo loro di conoscere meglio il virus, rimaniamo ancora un po' fermi e questo abbiamo visto che ha danneggiato anche notevolmente la nostra economia. E quindi mi diceva gli abruzzesi sostanzialmente che aderiscono, si rendono disponibili per sottoporsi al test sierologico, mi diceva un 40%, due abruzzesi su cinque dicono di sì. Il 40% circa, sì. Adesso lo dicevo prima, cominciano un po' a stare un po' più tranquilli, un po' più sereni. Con il prefisso di Roma molti avevano timore, ecco, di incappare in qualche truffa piuttosto che una perdita di tempo. Invece poi sia sulle campagne nazionali che con i messaggi inviati a tutto il campione, che ripeto sono 190.000 in tutta Italia, adesso le cose sono leggermente diverse, sono migliorate negli ultimi giorni. Ampliamo leggermente il discorso, perché comunque la Croce Rossa come presidio territoriale è stata fondamentale nell'affrontare questa emergenza ed è fondamentale anche ora in un'ottica di ripresa, di ripartenza. Dai primi istanti, noi interveniamo solitamente in tutte le emergenze. Questa è un'emergenza molto particolare, un'emergenza dove non vediamo effettivamente qual è il pericolo immediatamente. Lo percepiamo, lo comprendiamo, ma non lo vediamo. E questo non ha reso, insomma, la nostra opera abbastanza difficoltosa. Però dai primi istanti, con il montaggio, ad esempio, delle tende pre-triage in gran parte degli ospedali abruzzesi, a seguire poi con tutto il sistema di urgenza emergenza in ausilio a quelle che è il 118 regionale, e anche lì le attività sono notevolmente incrementate, ma immediatamente abbiamo percepito anche un'altra cosa, che è quella della profonda crisi economica che ha colpito questo paese, i paesi in giro per il mondo, questa regione. E lì
Allora la Croce Rossa ha messo in atto un ulteriore progetto che si chiama appunto Il Tempo della Gentilezza, attraverso il quale abbiamo raggiunto forse 3.000 nuclei familiari con il trasporto a domicilio sia della spesa che del farmaco. Alcuni hanno chiesto anche altri diversi tipi di servizi, qualcuno magari un po' in là con gli anni, aveva il timore di uscire, allora si è fatto accompagnare. Insomma, siamo stati a fianco alla nostra gente, alle nostre comunità e alle istituzioni dal primo istante e continueremo a farlo. E lo avete fatto, anche se posso, con coraggio, perché poi gli operatori sono anche coloro che quando eravamo nel picco dei contagi erano anche tra le fasce di lavoratori maggiormente a rischio. Lo abbiamo fatto con coraggio, però vorrei anche sottolineare che siamo sempre con la testa sulle spalle, non abbiamo mai lasciato niente al caso. Grazie alla rete nazionale e internazionale, Croce Rossa ha potuto beneficiare dell'arrivo dei dispositivi di protezione individuale. Certo, all'inizio erano pochi, scarseggiavano, ma nessun operatore, nessun collega di Croce Rossa è rimasto senza un dispositivo. Non abbiamo mai mandato nessuno senza che fosse protetto dal virus, e né tantomeno lo facciamo in altre occasioni o in altre circostanze. Questo è per noi, la sicurezza dei nostri colleghi volontari viene prima di ogni altra cosa. Linea allo studio per eventuali domande. Sì, avevo una domanda per il Presidente Perfetti, che ci riporta un po' invece al discorso dei test sierologici. Se poteva chiarire meglio che fine fanno questi dati raccolti, come verranno utilizzati, chi si sottoporrà insomma a questi test, a cosa contribuirà? Assolutamente. La filiera è molto semplice, Croce Rossa si occupa di contattare il campione, quindi l'utenza, e di inviare con un appuntamento al centro prelievo. I centri prelievo, che sono 32, sono delle ASL, quindi la Regione ha messo in campo davvero risorse importanti, uno sforzo eccellente di tutti gli operatori, medici, infermieri. Raccolto il campione, vengono inviati presso i due laboratori regionali, uno all'ospedale dell'Aquila e l'altro all'ospedale di Pescara. Qui vengono processati i campioni, i risultati, insieme a una parte di questo campione, vengono inviati allo Spallanzani.